Per l'armologo disporre di dispositivi MRI compatibili nell'ambito dei pazienti con indicazione a defibrillatore è una vera e propria rivoluzione, perché completa ciò che noi avevamo già a disposizione per il paziente con indicazione a pacemaker, ma la vera novità è quello di avere la stessa cosa per i pazienti che hanno indicazione a un defibrillatore, che hanno maggior possibilità di altri di dover fare un esame di risonanza soprattutto sul cuore. La disponibilità di un defibrillatore impiantabile compatibile full body con la risonanza magnetica nucleare rappresenta un passo avanti innovativo importantissimo e direi rivoluzionario nell'ambito della terapia delle aritmie cardiache. E comporterà degli enormi vantaggi, certamente prima di tutto per il paziente, il quale potrà essere sottoposto con facilità e senza grandi problemi ad una metodica diagnostica di grandissima utilità e di grande e frequente utilizzazione come la risonanza magnetica nucleare. Sempre più spesso vediamo nostri pazienti con dispositivi impiantati e che vengono sottoposti o che dovrebbero essere sottoposti a metodiche di questo genere e non possono invece farle per colpa di apparecchi che non sono compatibili con la risonanza. Il paziente portatore di device rappresenta sostanzialmente una sfida per il radiologo e per tutti gli operatori coinvolti nell'ambito dell'imaging diagnostico, quindi in ambito medico. Rappresenta una sfida perché l'intera generazione di professionisti coinvolta in questo settore è cresciuta sostanzialmente col concetto, col dogma dell'assoluta incompatibilità di questi device con la diagnostica di risonanza magnetica. Questa, che rappresenta una contraddizione formale, tuttora lo stabilisce anche la legge, è di fatto venuta meno nel momento in cui sul mercato si sono affacciati nuovi device risonanza compatibili. Un dispositivo MRI compatibile sostanzialmente deve garantire due aspetti: la sicurezza nell'utilizzo e la semplicità di gestione. Semplicità vuol dire poter in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, con estrema facilità, permettere al paziente che ne ha necessità di essere sottoposto a risonanza magnetica. I dispositivi compatibili con MRI presenti attualmente sul mercato non sono tutti uguali. Ciascuno di questi dispositivi ha dei punti di forza o dei punti di debolezza. Senza entrare nei dettagli dei singoli dispositivi, ci sono però alcuni aspetti tecnici che chi fondamentalmente è destinato ad impiantare o chi è destinato a eseguire immagini diagnostiche con questi dispositivi deve fondamentalmente conoscere. Mi concentrerei sostanzialmente su due aspetti fondamentali: la compatibilità per segmento anatomico. Ci sono dispositivi che sono autorizzati per qualsiasi segmento anatomico, altri dispositivi che hanno invece delle restrizioni per specifici segmenti anatomici. È abbastanza intuitivo capire e comprendere come più estesa l'autorizzazione dell'uso MR compatibile di questi dispositivi per più segmenti anatomici significa offrire una maggior chance a un determinato paziente di poter essere indagato con la metodica in oggetto, cioè la risonanza cardiaca, per tutti i segmenti anatomici per il quale si renderà necessario lungo tutto quello che è il suo corso di vita come paziente. Il secondo aspetto è quello relativo alla compatibilità in termini di durata dell'esame, perché talvolta possiamo avere dei dispositivi che risultano essere risonanza compatibili ma al di sotto di certi tempi massimi di esposizione a campi magnetici. Questo è un altro elemento molto importante, perché in alcuni settori, mi riferisco soprattutto al settore del cardiac imaging, attualmente gli studi di risonanza tendono ad essere ancora studi mediamente lunghi, perché la diagnosi in oggetto è molto complessa, e quindi in questi casi, pur avendo un dispositivo risonanza compatibile, è possibile che il paziente non possa eseguire nella fattispecie una risonanza cardiaca perché l'esame è ancora troppo lungo. Quindi fondamentalmente bisogna concentrarsi su questi due aspetti: il segmento anatomico di compatibilità e per quanto tempo quel dispositivo può essere esposto a campi magnetici durante l'esame. Questi sono gli elementi principali. La necessità di eseguire una risonanza in pazienti portatori di device risulta essere estremamente elevata, quantomeno in due grossi ambiti diagnostici. Innanzitutto quelle che sono le indicazioni oncologiche. Le metodiche di imaging come la risonanza risultano essere sempre più indispensabili in questo settore, per due motivi. Uno, sono le metodiche che non impiegano radiazioni ionizzanti, e il problema della esposizione alle radiazioni ionizzanti, solitamente associata alla metodica di tomografia computerizzata, è diventata davvero un'emergenza
differenza di tipo sanitario nella pratica quotidiana. Quindi la possibilità di ottenere lo stesso tipo di informazioni con una metodica che non espone a radiazioni ionizzanti in campo oncologico è sicuramente una priorità. Poi c'è un secondo aspetto, cioè la capacità della risonanza di fornire delle informazioni che sono peculiarità di questa metodica e quindi non ottenibili da altre metodiche di imaging. Il mondo dell'oncologia e il mondo dei portatori di device risultano essere epidemiologicamente in completo overlapping, sovrapposizione, per cui i numeri di pazienti con sospetta malattia oncologica che possono essere portatori di pacemaker o di defibrillatori risulta essere un numero crescente. Aggiungo un secondo contesto in cui il problema è rilevante, che è quello proprio delle patologie cardiache in cui la risonanza cardiaca sta prendendo un ruolo sempre più importante. Ecco, è abbastanza chiaro che nell'ambito dei pazienti portatori di pacemaker, di defibrillatori, quindi pazienti già con nota storia di cardiopatia, la necessità di proseguire il follow-up e le indagini con metodiche di risonanza risulta essere quasi una certezza oggigiorno. Poter offrire a questi soggetti la possibilità di proseguire il proprio corretto follow-up con la metodica giusta rappresenta a questo punto un obbligo diagnostico ed etico. Oggi che abbiamo a disposizione dispositivi impiantabili e compatibili con la risonanza magnetica, sia pacemakers che defibrillatori, a mio avviso non ha più senso che un primo impianto non li includa in tutti i pazienti. Tenendo conto della facilità con cui i pazienti portatori di questi device possono aver bisogno nella loro vita futura di diagnostiche di questo genere, non impiantare un pacemaker o un defibrillatore compatibile sarebbe, a mio avviso, una terapia non adeguata. E non ultimo, potremmo anche avere, oltre che problemi di tipo etico in qualche maniera, ma anche problemi di tipo medico-legale, perché io credo che un paziente potrebbe un domani quantomeno provare a rivalersi sul sanitario e sull'ospedale che lo ha fornito di un apparecchio che non è il top di gamma e sicuramente non gli consente l'accesso a delle metodologie diagnostiche alle quali invece lui dovrebbe accedere.